La parola Antonio Gaudioso, presidente di Cittadinanza Attiva. Grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti agli amici Pietro e Paolo per questo evento e visto che bisogna nutrire non solo il pianeta ma anche noi stessi, sarò molto rapido e sintetico anche per dare la possibilità agli amici Massimiliano che poi vedranno di me di poter intervenire. Alcune brevissime considerazioni. Io credo che il ruolo delle organizzazioni del mondo civico dei diritti dei consumatori sia sicuramente fondamentale in questa fase, in particolare sui temi di cui abbiamo parlato. Però bisogna partire anche da una consapevolezza. Io penso che essere molto chiari, molto trasparenti ed essere consapevoli anche dei limiti che il nostro mondo può avere anche in carattere strutturale ci aiuta poi a giocarci e possibilmente a vincere le battaglie. Battaglie come quelle di cui stiamo parlando stamattina non si vincono da solo. E quindi è necessario una forte coesione tra le organizzazioni dei consumatori e anche per questo ringrazio gli amici della Lega per aver messo insieme 6 organizzazioni a parlare di questo tema e vi assicuro, per chi conosce un po' questo mondo, già di per sé non è, diciamo, già questo è un dato. Secondo, bisogna creare anche delle alleanze con interlocutori che come noi, partendo da interessi legittimi, possono avere gli interessi coincidenti con i nostri e con loro fare delle battaglie. Mi riferisco, e voglio sottolinearlo perché credo sia un alleato essenziale, fondamentale, tutto il mondo della filiera agricola, della piccola e media impresa agricola. Lo voglio dire perché quando si parla della piccola e media impresa agricola sembrano soggetti diversi da noi. Sono piccoli produttori, sono famiglie, sono soggetti che sulla terra hanno fatto magari da generazioni un investimento, che su quello vivono, e che sono la base su cui si costruisce non solo la qualità del cibo ma anche l'indipendenza, il fatto di non essere dipendenti, come si diceva prima, da un nuovo ristretto di soggetti che producono da un lato le sementi e dall'altro magari sono imprese nel campo dell'agricoltura gigantesca. Però, e credo che su questo le associazioni dei consumatori abbiano un ruolo fondamentale, bisogna tentare sempre di guardare questo tema, questo mondo, le cose di cui stiamo parlando, mettendo insieme tutti i pezzi di questo puzzle. E lo voglio sottolineare perché quando parliamo dei soggetti del mondo della piccola e media impresa agricola, delle famiglie che in agricoltura lavorano, bisogna ricordarci di quello di cui stiamo parlando, di un settore dove la catena della distribuzione uccide molto spesso i soggetti produttori e creando anche grossi problemi in molti casi ai consumatori, dove il profitto è tutto nel mezzo, tagliando fuori i due soggetti che sono ai margini, da un lato il produttore e dall'altro il consumatore, e dall'altro con un sistema paese, parliamo in questo momento dell'Italia, che non crea le condizioni affinché coloro i quali hanno fatto la scelta di lavorare in agricoltura, di essere collegati al potere, all'investimento in agricoltura, non creano le condizioni perché queste persone possono continuare a fare questo tipo di scelta. In questo momento parliamo, facevo un elenco prima, di una realtà come quella del mondo agricolo, dove quotidianamente, sono realtà che ovviamente sono nei territori, non nelle grandi città, che sono sottoposti a tagli di servizi di ogni genere, ai servizi postali, ai servizi del trasporto pubblico locale, ai servizi sociali, ai servizi sanitari, al fatto che ad esempio si chiede a coloro i quali operano in agricoltura nelle piccole realtà di lavorare sull'innovazione e sull'esportazione, ma che non hanno neanche la banda larga. Il tema ad esempio del digital divide e del fatto che mancano i servizi delle telecomunicazioni, soprattutto nelle realtà rurali, periferiche, che sono quelle di cui stiamo parlando, è un gap mostruoso che favorisce le grandi imprese a danno delle famiglie, coloro i quali hanno fatto una scelta, quella di rimanere sul territorio, di lavorare sulla qualità e lavorare su prodotti di qualità, che rischia di essere penalizzata. Credo che quindi noi ci dobbiamo allenare con questo tipo di soggetti, con coloro i quali rappresentano
rappresentano un pezzo essenziale del tessuto sociale e economico di questo paese, con le famiglie, con coloro i quali hanno fatto questo tipo di scelta, facendo anche, visto che si parlava di lotta agli sprechi, anche negli interventi degli amici che mi hanno preceduto, anche una scelta molto netta sulla lotta agli sprechi, ad esempio, del territorio in questo paese, e alla battaglia che ad esempio tanti giovani anche nel mondo agricolo stanno facendo perché vengano assegnate in comodato d'uso i beni demaniali inutilizzati, i terreni di migliaia di ettari che sono inutilizzati da decenni e che non vengono messi a disposizione di coloro i quali li chiedono, e che potrebbero aiutarci a ridurre quel gap di cui si parlava anche a termini di produzione all'interno di questo paese. Abbiamo la necessità quindi di creare nuovi fronti di alleanze di collaborazione. Abbiamo la necessità di far sì che anche alcune regolamentazioni, e io non sono, diciamo, la dottoressa Castori Gorgi, secondo me è stato un dirigente per molti versi straordinario della Commissione Europea, non è che io sia proprio felicissimo di tutta la normativa sull'etichettatura, ad esempio. E su questo ci dobbiamo battere, perché è un tema fondamentale anche a fronte di quelle che sono le sfide che avremo nei prossimi anni, e la possibilità di far sì che il cittadino abbia sempre più forte nelle sue mani l'unico grande potere che ha, che è quello di scelta, e la scelta si fa in modo consapevole, e la consapevolezza si costruisce attraverso una completa informazione, e il ruolo che le organizzazioni di tutela dei diritti come le nostre che sono qui rappresentate, e il ruolo che ognuno di noi può giocare quotidianamente è quello quindi, da un lato, di allearsi con coloro i quali hanno gli stessi nostri obiettivi, e dall'altro di battersi affinché il tema dell'informazione e della capacità da parte dei cittadini di scegliere in modo completo e consapevole sia un tema da cui non si prescinde per il presente, ma soprattutto per il futuro del nostro paese. Chiudo su un tema che è molto importante, che molto spesso, che a proposito di sprechi, che è anche una certa conflittualità tra chi è nel mondo agricolo e le organizzazioni di tutela dei diritti. Spesso si parla dei sussidi, della grande parte dei sussidi che vengono dati all'agricoltura. Noi abbiamo sempre detto che preferiamo meno sussidi e più sussidiarietà, che vi sia la possibilità che le istituzioni diano meno soldi, ma diano soprattutto servizi, che sono quelli che mancano. Nel momento in cui ci sarà la possibilità di avere degli standard di servizi che diano la possibilità, ripeto, anche a coloro i quali hanno fatto una scelta, in molti casi rischia di essere una scelta coraggiosa e a rischio di essere una scelta perdente, di rimanere nei nostri territori, di lavorare nella coltivazione della terra, credendo di poter costruire un futuro per sé, per le proprie famiglie e anche per questo paese, che si leghi alla qualità del prodotto, del cibo prodotto, e anche alla sostenibilità dello stesso. Quindi dobbiamo creare le condizioni affinché queste persone continuino a fare questo tipo di scelta, e questo è essenziale, perché, e su questo chiudo, anche cose molto belle di cui si è parlato prima sul chilometro zero, la spesa in campagna, sono delle bellissime, straordinarie campagne tutte le volte che possiamo, facciamo ognuno di noi fa spesa in questo modo, ma non sono la quotidianità. Il nostro obiettivo è aggredire i problemi che sono alla base di questo gap, invece mostruoso, che c'è nella capacità da parte delle nostre terre di produrre tutto quello che è necessario per far fronte alle esigenze e ai bisogni di questo paese. Quindi grazie ancora agli amici della Lega per aver organizzato questo evento, e grazie anche alle associazioni dei consumatori che hanno accettato di essere qui insieme oggi, credo, spero anche con il contributo della Fondazione del Consumo Sostenibile, a fare un percorso insieme per i prossimi anni su tematiche che sono essenziali e da cui non si può prescindere. Grazie.